Go Buster! Ciao Buster! Sembra proprio una calda giornata lì nel deserto. Wow, guardala davanti a te, c'è una grande montagna con del fumo che esce dalla cima. Cos'era? È Rita l'autosportiva. Sta accelerando verso la montagna fumosa. Penso che voglia fare una gara. Buster e Rita corrono insieme nel deserto a gran velocità. Rita è più veloce. Dai Buster, ce la puoi fare. Guarda, Buster sta usando quella rampa per raggiungere Rita. È stata una divertente corsa fino alla cima. Ma guarda, quella cos'è? Lava bollente. Credo sia un vulcano. Potrebbe eruttare in qualsiasi momento. Oh, oh, Buster, attento a quel masso. Oh no, è caduto nella lava. Non è successo niente. Oh no, credo che il vulcano stia eruttando. Presto ragazzi, scappate. Oh no, ci sono delle palle di fuoco che vengono sparate dal vulcano. Attenti, sono bollenti. Oh no, Rita è bloccata nella sabbia. Buster è coraggioso e va ad aiutare la sua nuova amica. Ottimo lavoro, Buster. Ora, veloci, andate via. Veloci, veloci. Per un pelo. Ecco Ashley, il camion dei pompieri. Non sembra contenta. Dovrà spegnere tutti gli incendi. Buster e Rita non dicono niente. Non volevano scatenare il vulcano. L'hanno scampata bella. Ma Buster ha trovato una nuova amica. Ciao Buster. Ciao Rita. È una bella giornata di sole nel cortile della scuola. E Buster e Scout stanno disegnando insieme. Oh oh, sembra che entrambi vogliano il pastello blu. Buster lo strappa di mano a Scout e lei cerca di riprenderlo. Questo ha dato a Buster e Bandito un'ottima idea per un gioco divertente da fare tutti insieme, usando la loro immaginazione. Giocheranno a guardie e ladri. Buster e Bandito faranno i ladri. E Ash e Scout faranno i poliziotti che dovranno catturarli. Sono partiti! La caccia è cominciata! Buster e Bandito si separano. Oh no! Bandito è in un vicolo cieco! Ah, ha un piano! Dove è andato? Aspetta un attimo, quella scatola si sta muovendo! Ash, veloce! Puoi prenderlo! Salta dalla rampa! Vai, Buster! Chissà se Buster e Bandito riusciranno a scappare! Si stanno avvicinando tra loro! Wow, attenti! Buster e Bandito sono finiti direttamente in prigione! Un urrà per i poliziotti, Scout e Ash! Devi cedere il pastello, Buster! È stato fantastico! Che gioco fenomenale! Adesso Scout può finalmente finire il suo disegno! Buster e Bandito sono liberi di andare! È stata una ricreazione proprio divertente! Guarda, c'è Buster il bus ed è una bella mattinata. Cosa farà oggi? Cosa sono quelli? Semi? Wow! Buster vuole coltivare frutta e verdura. Buster va verso l'orto e dà un'occhiata alle istruzioni. Innanzitutto deve scavare una buca per piantare i semi. Buster inizia a scavare. Oh cielo, ci vorrà un sacco di tempo. Ma guarda, c'è Digli. Potrà dargli una mano. Digli è il migliore a scavare ed è sempre felice di aiutare i suoi amici. Digli farà le buche per i semi in un secondo. Ecco fatto. Ora Buster mette tutti i semi nelle buche e passa al punto 2. Il sole.
i semi hanno bisogno del sole per crescere. Ma, oh oh, ci sono le nuvole. Ma guarda, c'è Monty la mongolfiera. Forse può dare una mano. Ecco qua, Monty ha spinto via la nuvola. Ora i semi stanno crescendo. E ora il punto 3. Pioggia? Pare che ci sia un'altra missione per Monty. Salta sulla nuvola e... perfetto! Ora devono solo aspettare che le piantine crescano. Passano molti giorni e le piantine diventano sempre più grandi. Poi un bel giorno Buster controlla il suo calendario. È oggi! Guarda! Pomodori rossi, zucche arancioni, pannocchie gialle, piselli verdi e melanzane viola! Bravo, Buster! Guarda quanta frutta e verdura hai fatto crescere! Ora può condividere tutto con i suoi amici! Ash è andato a casa di Buster per giocare con lui! Sono entusiasti all'idea di fare dei giochi da tavolo! Il gioco di oggi è scale e serpenti! Che emozione! E Ash inizia per primo! Cinque e due fa 7! Quindi Ash muove il suo segnalino di 7 caselle! Adesso è il turno di Buster! 8! E si muove sul tabellone! Adesso tocca di nuovo ad Ash! Oh wow! Bel lancio! Sale su una scala! Adesso Buster! 5! Oh cielo! È retrocesso fino alla coda del serpente! A Buster non sta andando molto bene! Ops! Ha fatto cadere il segnalino! Cosa succede? È il nonno con tanti altri giocattoli con cui giocare! Ma gli sono caduti tutti! Ash lo aiuta a raccoglierli! Nessuno sta guardando Buster! Oh no! Ha spostato il suo segnalino! Questo è barare! Oh no! L'ha spostato sul traguardo! Come se avesse vinto la partita! Ash è tornato! Sembra che il gioco sia finito! Buster ha vinto! Ash non capisce come sia successo, ma è felice per il suo amico. È strano, Buster dovrebbe essere felice di aver vinto, ma non si sente bene. Per niente. Buster ha imbrogliato. Non ha vinto in modo corretto, quindi non si sente a posto. Ma il nonno sa che l'importante non è vincere, ma divertirsi con il gioco. È il turno di Ash. Ash lancia i dadi. Wow! A momenti finiva sul serpente! Buster retrocede un'altra volta! Ci siamo! Ash ha vinto seguendo le regole! Ma Buster è felice per il suo amico! Si sono divertiti tantissimo a giocare insieme! Guarda! È Buster il bus! Ma... oh! Sembra proprio assonnato! Sta andando fuori strada! Oh no! Buster è finito in una pozzanghera fangosa! E ora è bloccato! Povero Buster, come uscirà da lì? La mattina dopo, Scout la macchinina va al garage di Buster. Ma, oh cielo, Buster non si trova da nessuna parte! Dov'è? Ma guarda, delle tracce di fango! Scout le segue per vedere dove si trova Buster. C'è Digli la russa! Scout gli dice che Buster è scomparso. Devono trovarlo! Scout e Digli lo cercano insieme. Guarda! Una scia di dolcetti! Dove potrebbe portare? Wow! Cos'è stato? Ah, Pivu, è solo Robin. Scout spiega che Buster è scomparso e Robin accetta di unirsi alle ricerche. Avranno maggiori possibilità di trovarlo se lavorano insieme. Il povero Buster è solo e al freddo. Scout guarda dietro gli alberi. Digli guarda accanto alle rocce. Cosa ha visto Robin? Altre tracce di pneumatici. Guarda! Ecco Buster! È ancora bloccato nel fango! È qui da un sacco di tempo! Robin va a dire a Digli e Scout che ha trovato Buster. È proprio oltre la collina! Ecco il povero Buster! Digli e Scout possono aiutarlo! Lavorando insieme, Digli e Scout tirano Buster fuori dalla pozzanghera fangosa.
Ecco fatto! Ora Buster è finalmente libero. È molto grato ai suoi amici per averlo salvato. Ora è tornato sano e salvo. Guarda, è Buster! E si sta divertendo a giocare nelle pozzanghere di fango. E quello chi è? È Cosy Coop. Buster adora farsi nuovi amici. Vuole che Cosy giochi insieme a lui. Cosy è un po' timido, ma Buster lo incoraggia. Giocare nelle pozzanghere di fango è divertentissimo. Cosy salta dentro. Urrà! Ora stanno giocando insieme. Hop, hop, hop! Tra le pozzanghere di fango. Splish, splash, splosh! È stato divertente, ma ora sono sporchi di fango. È ora di andare all'autolavaggio a darsi una lavata. Eccolo! Buster mostrerà a Cosy come funziona l'autolavaggio. Buster lo accende. I rulli iniziano a girare e loro entrano. Ma aspetta, qualcosa non va. Sono ancora sporchi. L'autolavaggio non li ha lavati. Ci deve essere qualcosa che non va. Buster va a controllare. Cosy prova a premere dei pulsanti. Ups! Il rullo colpisce Buster sulla testa. E questo cos'è? Il pulsante dell'acqua. Oh oh! Cos'è quel rumore? Splash! Buster e Cosy sono tutti bagnati. Ma sono ancora sporchi di fango. C'è qualcosa che non va nell'autolavaggio. Cosy entra e Buster guarda i pulsanti di controllo. Fatto! La leva è bloccata! Buster non riesce a tirarla giù! Wow! Guarda quante bolle! Che spasso! Fiu! Otis, la macchina della pulizia, ha spento l'autolavaggio! Almeno ora Buster e Cosy sono puliti! Ma guarda! Otis è ricoperto di bolle! Buster sta raccontando una favola a Cosy Coupé! C'erano una volta gli avventurieri Buster e Cosy, che stavano guidando attraverso un folto bosco. Arrivarono a un castello dove viveva il re Terry. Erano molto entusiasti di vederlo. Ma poi il malvagio bandito rinchiuse Terry nella cella della prigione e gli rubò la corona. Buster e Cosy volevano aiutarlo, ma Bandito alzò il ponte levatoio in modo che non potessero entrare. Oh cielo! Ma poi Buster ideò un piano. Per prima cosa prese un grosso tronco. Cosy saltò su un'estremità e Buster lo fece rimbalzare in aria. Cosy volò proprio al di là delle mura del castello. Bandito iniziò a inseguirlo, ma il furbo Cosy scappò. Cosy era sul muro. Tirò la leva e fece scendere il ponte levatoio. Bandito era arrabbiato e inseguì Buster. Ma Buster lo ingannò. Salì sul tronco e... Boing! Anche Buster sorvolò le mura del castello. Bandito cercò di prenderlo, ma Cosy richiuse il ponte levatoio. Splash! Bandito finì nel fossato del castello. Buster e Cosy salvarono il re Terry e gli restituirono la sua corona. Poi Terry rimise Bandito dove meritava, in prigione. Urrà per Buster e Cosy! Fine. È stata proprio una bella favola. Chissà cosa ha visto Buster. È un'area giochi! Oh wow! Guarda, ci sono Scout e Digger che stanno facendo un ponte. Perfetto per Scout per passarci sotto. Cosa c'è laggiù? Penso sia una vasca con le palline. Sì! Dai Buster, lo sai che ci vuoi andare. Wow! Bel salto Buster. Oh guarda, c'è Billy il bulldozer. Sta saltando sul tappeto elastico. Sembra si stia divertendo un sacco. Wow, Digger, sei proprio bravo sulle parallele. Continua così. Chissà perché Billy sta spingendo tutte quelle formine morbide. Oh, sono per farci atterrare Digger. Bell'atterraggio, Digger. Oh, Scout, sta attenta. Sembra difficile stare in equilibrio.
Oh, wow, Scout! Sei una professionista! Pronti? Oh. Attenti? Via! Chi vincerà? È testa a testa! Scout arriva prima! Brava, Scout! Sarà per la prossima volta, Buster! Deve essere stato proprio divertente! Credo che Digger voglia giocare a nascondino. Ottima idea! Ok, Buster, comincia a contare mentre gli altri si nascondono. Oh, bella idea, Scout e Billy! Quello è un ottimo nascondiglio! Digger si sta nascondendo nella vasca delle palline e Billy in cima allo scivolo. Pronti o no, sto arrivando! Riesci a trovare i tuoi amici, Buster? Dove potrebbero essere? Lì no. Non preoccuparti, Buster, li troverai. Devi solo continuare a cercarli. Quello è Billy! Bell'avvistamento, Buster! Ne mancano solo due! Sembra divertente! Oh, ecco Scout! Ben fatto! Meno uno! Controlliamo la vasca delle palline! Oh, Digger! Ottimo nascondiglio! Che gioco fantastico! Una giornata molto ventosa alla fattoria! Guarda, penso che Terry voglia mostrare qualcosa a Buster! Ehi, è Monty, la mongolfiera! È un vecchio amico di Terry. Salutalo, Buster! Deve essere molto divertente poter fluttuare nell'aria come un palloncino. Ma oh, il vento si sta alzando! Spero che Monty non voli via. Oh no! La corda si è spezzata e il vento porta via Monty. Presto, Buster, devi inseguirlo o chissà dove andrà a finire. Monty è davvero in alto. Come puoi fare per riportarlo giù? Guarda, una corda! Mi chiedo cosa abbia in mente Buster. Sbrigatevi, ragazzi! Dovete superare Monty! Che cosa farà Buster? Oh, certo! Un lazzo! Pronto al lancio, cowboy! Ah, ci eri quasi! Ma Monty continua a venir portato via dal vento. Ci deve essere un modo per salvare Monty. Cosa ha visto ora Buster? È Iggy, il furgoncino del gelato, con un sacco di palloncini. Penso di aver capito il piano di Buster. Guarda, Buster si è legato addosso tutti i palloncini e ora sta volando in cielo. Forza, Buster, puoi farcela! Afferra Monty! Ci sei quasi! Ci sei quasi! Ci sei quasi! L'hai preso! Ben fatto, Buster! Hai salvato la situazione! Monty ti è molto grato! Monty è di nuovo legato in sicurezza! Non volerà via come quel palloncino! Bel lavoro, Buster! Mi chiedo cosa stiano facendo Buster e Digger. Wow, chi ha fatto quel disegno? Sembra che voi ragazzi abbiate voglia di gelato. Digger! Quel cono è gigante. Oh, guarda, sta arrivando Iggy, il furgoncino dei gelati. Buster e Digger chiedono a Iggy di aiutarli a preparare il gelato gigante. Vediamo. Oh, ciliegia! È un gusto delizioso. Prendiamolo. Wow, guarda quanto gelato! Subito dopo serve del gelato di colore blu. Al mirtillo? Perfetto! È incredibilmente bello, Buster! Ok, ora il giallo! Banana! Ottima scelta! Ne vuoi ancora? Ok, questo è l'ultimo gusto, altrimenti sarà troppo grande! Mela! Sarà un cono gelato davvero gustoso! Un ultimo sforzo, Iggy! Questo cono gelato è un po' traballante! Tienilo in equilibrio, Digger! Robin è andato a chiamare Scout per farle vedere ciò che Buster e Digger hanno fatto per il suo compleanno! Faresti bene a seguire Robin, Scout! Buon compleanno, Scout! Questo è il gelato più grande che io abbia mai visto!
Oh no, Digger! Attenta, Scout! Ci è mancato poco. Spegni la candelina, Scout. Ora potete mangiare il gelato. Nonostante tutto, è ancora delizioso. Gnom gnom! Chissà cosa imparerà oggi Buster a scuola. Oh, un vulcano! Wow! Faranno un esperimento. L'insegnante gli sta mostrando cosa fare. Primo, una goccia di polvere bianca. Poi, tre gocce di colorante alimentare. Poi, un po' di aceto per rendere tutto spumeggiante. Wow! Sembra un vulcano in eruzione! È fantastico! Tutti sono entusiasti! Ora faranno l'esperimento da soli! Che casino! Sembra che Bandito non l'abbia fatto nel modo giusto! Oh no! Nemmeno Scout ci è riuscita! Forse Buster! Buster ha combinato tanto casino quanto gli altri! Perché non funziona? Forse Ash ci riuscirà! Buster va a controllare! Ash sta ancora mettendo gli ingredienti! Wow! Ha funzionato! Bel lavoro, Ash! Ma come ci è riuscito, Ash, visto che tutti gli altri hanno sbagliato? Oh, ha seguito le istruzioni sulla lavagna! Buona idea! L'insegnante è orgoglioso di Ash. Ora gli altri ci riproveranno. Ma prima controllano bene cosa devono fare. Primo, una goccia di polvere bianca. Poi, tre gocce di colorante alimentare. Poi, un po' di aceto per rendere tutto spumeggiante! Evviva! Funziona! I vulcani stanno eruttando! Non sono bellissimi? Ottimo lavoro, ragazzi! È incredibile quello che puoi fare se segui le istruzioni! L'insegnante adesso è orgoglioso di tutti! Ciao a tutti! Che meraviglioso tramonto! Scommetto che Buster si è divertito un sacco sotto i raggi del sole. Oh, chissà cos'è quella melma verde. È così appiccicosa e... Oh no, è caduta su Buster! E non penso se ne sia accorto. Cosa sta succedendo? Qualcosa non va. Guarda tutte quelle lapidi e zucche che stanno comparendo. È spaventoso. E cos'è successo a Buster? Credo che quella melma verde l'abbia trasformato in uno zombie. E quello chi è? Oh no! È Buster lo zombie! Digger è davvero terrorizzato! Ma non credo che Buster sappia di avere quell'aspetto! Oh, guarda, c'è Scout! Buster è proprio felice di vederla! Oh no! Anche lei sembra spaventata! Oh no! Scout si nasconde da Buster! Proprio come ha fatto Digger! Povero Buster! È così triste e sconsolato! Dai, Scout! Buster è tuo amico! Credo che Scout abbia un'idea! Vuole che Buster la segua! Buster, ora capisci? Sembri uno zombie! Ecco perché tutti hanno paura di te! Non preoccuparti, Buster! Guarda! La melma è venuta via! Ed è rimasta sulla ruota di Scout! Penso che Scout abbia un piano! Un autolavaggio! Ottima idea, Scout! Buster è sempre felice di andarci! Sì! Il verde è andato via! Buster non è più uno zombie! È stato molto spaventoso, Buster! Oh, cielo! Scout! Ululi come un lupo mannaro! Felice Halloween a tutti! Guarda quei pennelli! Oggi Buster e i suoi amici dipingeranno le pareti della stanza di Buster! Che emozione! Mamma Bass gli porta molti diversi colori di pittura! Possono dipingere il muro sotto la finestra! Che colore sceglierà Buster? Scout ha scelto il viola. E Ash ha scelto il rosso. E Buster il giallo, ovviamente. Dipingiamo! Ups! Ash
aggiunge una macchia rossa vicino a quella di Scout. E Buster aggiunge una macchia gialla. Fantastico! Chissà con quale disegno inizierà Scout. È un razzo! Che bello! Ora tocca a Buster. Cosa dipingerà? Oh, un calabrone! Vai, Buster! Sulla cassettiera no, Ash! Ora stanno facendo un duello con la pittura. State attenti! Potreste fare un disastro! Oh, cielo! La pittura sta finendo ovunque! Che casino! Oh, oh! La pittura gialla è su tutto il pavimento! E adesso anche quella viola! Oh no! Mamma Bass si chiede cosa sia tutto quel rumore. È stato molto divertente. Oh oh, non si erano resi conto del casino che stavano combinando. Ma Buster ha un piano. Possono usare la manichetta di Ash per ripulire. L'acqua sta lavando via la pittura. Ottimo lavoro, Ash! Oh no! Mamma Bass sta arrivando e non hanno ancora finito di sistemare il pasticcio! È ora di darsi una lavata! Ash sta lavando Buster! Splash! Ora è il turno di Scout! Sembra molto divertente! E infine Ash! Bravi ragazzi! Wow! La stanza è completamente pulita! È ora che Ash e Scout tornino a casa! Ups! Beh, non proprio tutto! Papà Bass e Buster stanno passando per le colline! Oh, guarda! Un cucciolo di cervo! Da cosa sta scappando? Oh, è Traxon il treno! Oh no! Cosa c'è che non va? Traxon non riesce a fermarsi! Presto! Buster e papà Bass corrono in soccorso! Oh no! Sta accelerando! Papà Bass chiama Otis, la macchina della polizia! Questa è un'emergenza! Ah! C'è un ramo sui binari! Papà Bass si precipita a spostarlo. Urrà! Bravo, papà Bass! Sembra che più avanti ci sia uno scambio. Papà Bass e Buster tirano le leve per modificare la direzione dei binari. Ma... oh no! Terry sta attraversando i binari! Attiva lo scambio, presto! Per un pelo! Ora Traxon sta girando e rigirando! Gli stanno venendo le vertigini! Oh no! Attenzione! Fiu! Papà è arrivato appena in tempo! Sembra che Buster abbia un piano! Devono dirigere Traxon verso la collina! La collina lo sta facendo rallentare! Si è fermato! Evviva! Vai, Buster! Otis è arrivato sul posto, ma non sembra ci sia un'emergenza! Ups! Guarda, c'è Scout! E c'è anche Buster! Penso stiano giocando ad acchiapparella! Cosa ha visto, Buster? Oh, wow! Un labirinto! Scout ci sta entrando! Forza, Buster! Vai a cercarla! Chissà da che parte è andata, Scout! Eccola là! Insieme si fanno strada nel labirinto!
E adesso da che parte dovrebbe andare, Buster? Di qua! Oh, guarda! Un fiore giallo! Che bello! Ancora qualche svolta! E ora da che parte? Di qua! Aspetta un attimo! È di nuovo quel fiore! Buster ha girato a vuoto! Forse ripetendo il percorso all'indietro riuscirà ad uscire? Ecco Scout! Anche lei si è persa! Wow! Buster e Scout si sono ritrovati! Grazie al cielo! Ma ora devono trovare il modo di uscire! Scout sale sul tetto di Buster! Forse riuscirà a vedere l'uscita! Eccola! Ottimo lavoro, Scout! Partono veloci verso l'uscita! Ma da che parte è? Oh cielo! Sono ancora persi nel labirinto! Guarda! Tracce di gomme! Possono seguirle e arrivare all'uscita! Bella idea, Buster! Ecco di nuovo quel fiore! Ancora un po' e... Urrà! Sono riusciti ad uscire! Ottimo lavoro di squadra, ragazzi! Guarda! È Rita l'auto sportiva! Sta sfrecciando all'interno del labirinto! Oh beh, immagino che Buster e Scout dovranno aiutarla ad uscire! Buster e i suoi amici sono tornati a scuola! Si stanno raccontando cosa hanno combinato durante l'estate! Buster non vede l'ora di raccontare a tutti del suo dente di squalo! Ma prima Scout racconta tutti ciò che ha fatto lei durante l'estate. Scout è andata a fare surf per la prima volta in vita sua. È stato bellissimo. C'era un'onda incredibilmente enorme. Ma Scout è riuscita comunque a cavalcarla senza cadere. E andava super veloce. Wow! Wow! Scout ha raccontato una storia davvero interessante. Cos'ha Buster che non va? Oh, penso che la sua storia sul dente di squalo non sarà abbastanza interessante dopo la storia di Scout. Buster dirà a tutti come ha ottenuto il dente. Buster racconta di essere andato ad esplorare un grande bosco buio. Era pieno di animali e mostri, ma Buster dice che non aveva neanche un po' di paura. Poi Buster si è trovato faccia a faccia con... un dinosauro! Ma il dinosauro aveva un dente dolorante, quindi Buster gliel'ha tolto per farlo sentire meglio. Oh cielo, Bandito pensa che Buster non stia dicendo la verità. È impossibile che abbia incontrato un dinosauro. I dinosauri si sono estinti. Buster ammette che potrebbe aver cambiato un pochino la storia. Non è un dente di dinosauro, ma un dente di squalo. Buster pensava che non sarebbe stato abbastanza interessante. Ma Scout pensa che gli squali siano molto più interessanti dei dinosauri. Vai Buster, racconta di nuovo la storia. Quello che è davvero successo è che Buster è andato al mare. Ma i suoi amici vogliono aiutarlo a raccontare la sua avventura. Bandito pensa che dovrebbero esserci dei pirati nella storia. È divertente usare l'immaginazione. Buster dice che lui e il pirata sono andati in spiaggia e hanno trovato uno squalo. Aveva un dente dolorante e hanno deciso di aiutarlo. Scout pensa che dovrebbe esserci anche una simpatica ape nella storia. Fantastico! L'ape li ha aiutati a togliere il dente dolorante. E poi hanno giocato tutti ad acchiapparella. E poi hanno giocato tutto il giorno sulla spiaggia. Che bella storia che hanno inventato tutti insieme. È divertente usare la fantasia, soprattutto insieme agli amici. Buster e i suoi amici sono in vacanza al mare. Che giornata divertente! Wow, il mare è bellissimo! Cosa c'è nell'acqua? Ah, è uno squalo! Buster è molto spaventato. Ups, attenzione Iggy! Mamma Bass sta facendo un pisolino sulla spiaggia. Buster sta cercando di spiegarle cosa ha visto.
aveva una pinna spaventosa ed è saltato fuori dall'acqua. Era uno squalo! Mamma Bass non vede niente. Non preoccuparti, Buster. È tutto ok. Mamma Bass torna al suo pisolino. Buster è ancora molto spaventato. Chissà se lo squalo è ancora là. Eccolo! Vai, Buster, corri! Ups, di nuovo! Buster è ancora spaventato, ma vuole superare la sua paura. Sta tornando indietro. Ecco lo squalo! Aspetta un attimo, cosa c'è che non va? Lo squalo ha un dentino dolorante che dondola! Ecco perché sta saltando fuori dall'acqua! Non preoccuparti, squaletto! Buster può aiutarti! Sta cercando di attirare l'attenzione della mamma. Si è svegliata! Prende il kit veterinario. E poi mamma Bass corre in soccorso. Splash! Gnom! Gnom! Mamma Bass sta rimuovendo il dente dolorante dello squalo. Ce l'ha fatta! Hurra! Lo squalo adesso si sente molto meglio. Bravo, Buster! Non vede l'ora di mostrare il dente ai suoi... Sveglia, sveglia, Buster! È una nuova giornata! Ehi, aspetta! Non ci sono colori! Che strano! Anche Robin non ha alcun colore. Guarda, Robin! Buster ti ha reso di nuovo colorato. Ben fatto, Buster. Oh no! Quella piccola paperella è triste! Ha perso il suo colore! Forse Buster può aiutarla! Ottimo! Il colore è ritornato! Oh, guarda com'è felice la paperella! Oh, guarda! Anche la fattoria di Terry ha perso il suo colore! Buster potrà fare qualcosa? Certo! Hai il tocco magico, Buster! Oh no! Anche Scout! Avanti, Buster! Aiutala a tornare colorata! Eccoti qui, Scout! Di nuovo alla normalità! Guarda! Buster può anche cambiare i colori delle cose! Ora la palla è verde! E ora la palla è viola! Buster sa dare colore alle cose! Wow! Buster ha colorato Scout come l'arcobaleno! Adesso anche lui ha i colori dell'arcobaleno! Ora è Buster il Bass arcobaleno! C'è di nuovo Terry! Ora è Terry arcobaleno! E guarda i campi! E il fienile! I colori dell'arcobaleno sono dappertutto! Fantastico! Buster ha anche dato diversi colori alle nuvole! Manca solo una cosa! L'arcobaleno, ovviamente! Il Bass arcobaleno sta guidando sopra l'arcobaleno! Ciao ciao! Oh, Buster! Era solo un sogno! E fuori piove! Oh, mi dispiace, Buster! Aspetta! Forse dopo tutto sei davvero magico, Buster! Hai fatto uscire il sole! Ciao, Buster! Cosa c'è su quel cartellone? Un camion dei pompieri! È sicuramente molto eccitante, vero? Guarda! È Ashley! Il camion dei pompieri! Penso che Buster voglia unirsi ai vigili del fuoco! Forza, Buster! Devi prepararti per il tuo primo giorno di lavoro! Solo alcune piccole modifiche. Wow, guarda! Buster è un vero camion dei pompieri! Ha la scala, la sirena e il tubo per l'acqua! Oh oh, l'allarme! C'è un incendio in corso! Ashley deve andare a occuparsene! Tu stai qui, Buster! Ehi, è Tony il furgone! Attento alla pozzanghera! Oh no! Oh no! La scatola che è caduta ha appiccato un incendio! Alla caserma dei pompieri! Cosa possiamo fare? Presto, Buster, il camion dei pompieri! Spegni quell'incendio!
Oh, oh, il fuoco si è diffuso fino al tetto. Continua a sparare acqua, Buster. Urrà! Robin è venuto ad aiutarci. Ed è tornata anche Ashley. Potete farcela se lavorate insieme. Due camion dei pompieri sono meglio di uno. Fiu, finalmente il fuoco si è spento. Bel lavoro, Buster e Ashley. Guarda, è di nuovo quel cartellone. Aspetta un attimo. Ora c'è Buster sul cartellone. Wow, sei un vero eroe, Buster. Hey, Buster. Ecco un'altra bella giornata per divertirsi. Oh no, è bandito il bus. Buster, attento, ti schianterai. Aspetta, cosa sta succedendo? Oh wow, stai fluttuando nell'aria. Oh. È incredibile, Buster. Chissà se puoi anche volare. Oh wow, ti sei trasformato in un supereroe. Sei velocissimo. Super Buster è qui. Woohoo! Cosa ha visto Buster? È Otis, la macchina della polizia. Chissà cosa sta cercando Otis nella galleria. Ehi, è bandito il bus. Cosa sta tramando? Nulla di buono. Oh no, ha spinto la roccia davanti all'ingresso e ha chiuso Otis nella galleria. Devi salvarlo, Buster. Non puoi lasciare che bandito il bus la faccia franca. Quel macigno sembra molto pesante. Va tutto bene, Buster. Ora sei un supereroe. Puoi salvarlo. Oh, Buster, i tuoi occhi. Wow, hai la visione laser. Bravo, Buster. Hai liberato Otis. Adesso andiamo a catturare quel furfante di bandito il bus. Ecco bandito. Sembra stia nuovamente tramando qualcosa di losco. Scout, attenta. Povera Scout. Guarda chi c'è. Ora sei nei guai. Super Buster è qui. Buster, puoi fermarlo. Super Buster è troppo forte per bandito. Questo dovrebbe averlo fermato. Ora Buster deve solo aiutare Scout a uscire dallo stagno. Guarda bandito. Ora è lui quello bloccato. Oh, è stato solo un sogno. Non penso che la maestra sia molto contenta. Ehi, ciao, Buster! Oh, wow! Una palla da calcio! Guarda, è Scout! Vuole giocare! Bel passaggio, Buster! Bella mossa, Scout! Chi sta guidando lungo la strada? È Tony il furgone! Oh, no, Buster! Fai attenzione a dove tiri la palla! Stai attento, Tony! Ai, deve essere stato doloroso! Spero che Tony stia bene! Buster, devi essere più cauto! Occhio a quel chiodo! Oh no, ha bucato la gomma di Buster! Guarda, Scout! A Tony il furgone serve aiuto! So di chi abbiamo bisogno! Sì, Amber l'ambulanza! Ottimo lavoro, Scout! È sicuramente una giornata intensa! Spero che ti riprenderai presto, Tony! Oh, Buster, deve essere una cosa molto dolorosa! Non ti preoccupare, è stato solo un incidente. Tony è in buone mani e Amber tornerà presto. Buster, guarda, c'è Amber. Chiediamole di ripararti. Buster va verso il garage. Oh, wow, Tony sembra in gran forma. Buster sta per farsi cambiare la ruota. Sistemato. Oh, Buster, gli incidenti capitano. Stai più attento la prossima volta. Bel passaggio, Buster. Oh no, non di nuovo. Questa volta. Buster, sta più attento. Guarda a destra, guarda a sinistra. Ora sì che ci siamo. Ben fatto, Buster. Da questa parte, Buster. Buster e i suoi amici si stanno divertendo moltissimo a campeggiare nei boschi con papà Bus. Papà crea delle ombre inquietanti mentre gli racconta una storia di fantasmi. Wow, quel mostro è super spaventoso!
Fiu. Niente paura, ragazzi. È solo Papa Bus. Sembra che sia ora di andare a letto. Buonanotte a tutti. Papa Bus sta raccogliendo altra legna per fare il fuoco. Buonanotte, Buster. Aspetta, cosa sta combinando Buster? Sta trasformando la legna da ardere in corna spaventose. Scout è profondamente addormentata. Oddio, che cos'è? È l'ombra spaventosa di Buster! Povera Scout! Non preoccuparti, Scout. Era solo Buster. Ora tocca a Bandito essere spaventato. Ah, le ombre spettrali spaventano anche lui. Sembra che Buster abbia sonno. Ma Bandito e Scout hanno un piano. Ah! C'è un mostro spaventoso! E un altro! Scappa, Buster! Vai! Te lo sei meritato, Buster! Cos'è quello? Oh no! È un vero mostro spettrale! Fiu, era solo Papà Bus che trasportava altra legna da ardere. Troppi spaventi per una sera sola. Tutti quegli scherzi li hanno resi molto stanchi. Buster, Scout, Bandito e Ash stanno facendo una gara. Buster e Bandito sono testa a testa, ma Scout li sorpassa. Whoosh! Ha vinto Scout! Ottimo lavoro, Scout! È davvero super veloce! Che cos'è quel rumore? Un tuono! È in arrivo una tempesta! Devono mettersi al riparo o si bagneranno! Wow! Ash si è sporcato di fango scivolando su quella pozzanghera! Aspetta un attimo! A Buster è venuta un'idea! Whoosh! Scivolare sulle pozzanghere fangose è molto divertente! Potrebbero fare un gioco! Vediamo chi riesce a scivolare più lontano! Che bella idea! Bandito inizia per primo! Swish! È arrivato fin laggiù! Ma Scout pensa di poter fare di meglio! Vroom! Wow! Scout è andata più lontano di Bandito! Adesso è il turno di Ash! È così piccolo che gira su se stesso! È stordito, ma è andato lontanissimo! Infine tocca a Buster! Whoosh! Oh oh! Sta andando fuori controllo! Wow! Ops! Buster ha spruzzato la mamma di fango! Sembra che sia ora che tutti i piccoli veicoli tornino a casa. Arrivano velocemente a casa di Buster, ma... Aspetta! Non possono entrare finché non saranno puliti! La mamma userà la canna per lavare via tutto il fango. Splish! Splash! Fatto! Ora tutti e quattro sono di nuovo puliti! La gara di slittamento è stata proprio divertente! Guarda, Buster e Cosicup stanno giocando nel parco! C'è Iggy, il furgoncino dei gelati! Buster va a prendere un gelato! Ma quello chi è? È Robot Buster! È diventato giallo come Buster! Cosi pensa che sia il vero Buster e vuole giocare, ma... Oh no! La palla ha colpito l'interruttore di Robot e l'ha fatto diventare cattivo! Buster Robot sta portando via Cosi! Ora Buster è tornato, ma non sa dove sia finito Cosi! Povero Buster! Ecco Iggy! Cosa ha in mente Robot Buster? Oh no! Sta lanciando dei pomodori a Iggy! Che cattivo! Cosi è molto turbato! Robot Buster sta scappando! Povero Cosi, non capisce! Nel frattempo Terry sta suonando la fisarmonica! Che bravo!
No! Robot Buster ha distrutto la fisarmonica! Povero Terry! Cosy sta tenendo testa a Robot! È stato davvero cattivo! Ma quello chi è? È Buster! Evviva! Ecco l'interruttore buono cattivo! Cosy sa cosa fare! Flick! Ora Robot Buster è di nuovo buono! Ottimo lavoro, Cosy e Buster! Adesso Robot Buster vuole rimediare! Iggy è tutto pulito! E la fisarmonica di Terry è stata aggiustata! Evviva! È una nuova giornata! Ed è ora che Buster vada a scuola! C'è Diggly! Possono andare a scuola insieme! Andranno a scuola di corsa! Whoosh! Mi chiedo chi sarà il più veloce! Wow! C'è un anatroccolo sulla strada! Dovrebbe stare più attento! C'è mamma anatra! Sta cercando di attraversare la strada con i suoi anatroccoli! Ma attenzione! Ecco che arriva Terry! Arriva anche l'insegnante! Oh no! Grazie a Diggly e Buster, la famiglia degli anatroccoli può attraversare la strada in sicurezza! Ah, stanno andando a nuotare in quello stagno! Oh oh, quell'anatroccolo sta tornando sulla strada! Ottimo lavoro, Buster! Ora gli anatroccoli stanno tornando sulla strada! Buster e Diggly li aiutano a attraversare in sicurezza! Anche mamma anatra sta attraversando! Complimenti a tutti per l'aiuto! Ma Terry e l'insegnante vogliono andare o faranno tardi? Aspettate un attimo! Penso che Buster abbia un'idea! Cosa stanno facendo con quelle vernici? Delle strisce arcobaleno? E dei cartelli? È un attraversamento per gli anatroccoli! Ora la famiglia degli anatroccoli può attraversare la strada in sicurezza ogni volta che vuole! C'è di nuovo l'insegnante! Gli sta dicendo di sbrigarsi! I ragazzi farebbero meglio ad andare a scuola o arriveranno tardi! Ottimo lavoro, ragazzi! Credo che Buster stia di nuovo dormendo! Dove sei, Buster? Guarda tutte quelle palle giganti colorate e i giocattoli! Sembra un ottimo luogo per un'avventura! Vediamo cos'altro troverà Buster! Wow! Guarda quell'orsacchiotto! Guarda com'è grande! Sembra morbido e coccoloso! Ah, così, Buster! Fatti dare un forte abbraccio! Sembra proprio affettuoso! Oh no, Buster! Cos'è quel rumore? È un gancio gigante! Credo che Buster sia dentro una grande macchinetta a chiappa premi! Buster, attento! Sta per prenderti! Dai, Buster! Era solo un brutto sogno! Guarda, c'è Scout! Sembra che Buster sia ancora un po' scosso! Ma non hai più niente di cui preoccuparti, Buster! Guarda, Buster! Scout ha qualcosa da farti vedere! Chissà cos'è! Oh no! È una macchinetta col gancio! Buster sembra spaventato! Scout non ne ha paura! Forse è divertente! Non preoccuparti, Buster! C'è Scout con te! Guarda, Buster! C'è l'orsacchiotto! Perché non provi a vincerlo? Dai, Buster! Sii coraggioso! Puoi farcela! Ok, Buster! Prendiamo l'orsacchiotto! Vai con calma! Così sembra vada bene! Ok! Ecco che scende! L'hai preso? E quello cos'è? Non è l'orsacchiotto! Oh, è un piccolo pullman giallo! Questo giocattolo è proprio uguale a te, Buster! Questa cosa fa ridere Scout e Buster! Buster ora ha superato la sua paura della macchinetta col gancio! Ci sono Buster e Scout! Si stanno divertendo un sacco a giocare nelle pozzanghere fangose! Ma, oh no! La povera Scout non si sente molto bene!
Ah, vabbè, potranno giocare di nuovo insieme domani. Ora Buster entra in casa e mangia uno spuntino. Ma, cielo, non ha lavato le ruote fangose prima di mangiare quella mela! Non è molto igienico! E ha lasciato le impronte fangose delle ruote ovunque! Oh, cielo! La mattina dopo la mamma va a svegliare Buster. Ma, oh no! Buster non ha per niente un bel aspetto. Povero Buster! Wow, ho la febbre! Oggi dovrà restare a casa per poter guarire. Ora è il momento della medicina. A Buster non piace l'aspetto, ma la mamma sa che lo aiuterà a stare meglio. Ecco, non è stato così male. Ora Buster deve solo riposarsi. La mattina dopo, Buster si sente molto meglio. Anche Scout si sente meglio. Possono uscire e giocare di nuovo. Ma aspetta! La mamma dice che dovrebbero prima lavarsi le mani, così non si ammaleranno di nuovo. Ottimo lavoro! Aspettate! La mamma ha un'altra idea. Possono indossare anche queste mascherine per non ammalarsi. Fatto! Ora Buster e Scout sono pronti per giocare all'aperto in sicurezza. Sono così felici ora che si sentono di nuovo meglio. Buster il bus! Chissà cosa combinerà oggi. Una caccia alle uova di Pasqua. Ecco un uovo di Pasqua. Bravo Buster. Ed eccone un altro. Siamo a 2. E 3. 4. 5. Quanti? Wow, sono un sacco di uova di Pasqua, Buster! Sembrano deliziose! Buster ama le uova di cioccolato! Che buone! Buster mangia tutte le uova che vuole! Buongiorno, Buster! Oh, cielo! Buster sembra star male! Ha mal di pancia! Penso che abbia mangiato troppe uova di Pasqua! Ecco che arriva Scout la macchina, a vedere se Buster sta bene. Sembra proprio malato. Povero Buster. Scout lo porterà da Amber l'ambulanza. Lei lo può aiutare. Ecco Amber. Sa sempre come far sentire meglio i piccoli Bus. Sì, Buster è chiaramente malato. Ma fortunatamente Amber ha una medicina che lo aiuterà. Apri bene, Buster. Ti farà sentire meglio. Ma non è tutto. Se Buster vuole che gli passi il mal di pancia, deve anche mangiare del cibo sano, come una mela. Ecco, questo calmerà lo stomaco brontolante di Buster. Il giorno dopo Buster si sente molto meglio. Oh, ehi! C'è Digli la ruspa! Cos'ha lì, Digli? Oh oh! Basta uova di cioccolato! Penso che Buster abbia mangiato abbastanza cioccolato per questa Pasqua!